Ecco, questa è la prima scultura che ho fatto con la bobina di Bach. Questa sera o domani la vado a consegnare al genio che l'ha comperata e gli chiederò di dirmi come sarà tutto l'ambiente circostante, i rapporti anche familiari, come si sentiranno. Cioè, semplicemente se il feeling del benessere si nota di più, si avverte di più, si sente di più. Per cui già basterebbe la bellezza della scultura a mettere di buon umore, diciamo, in una buona risonanza, ma con le bobine di Bach, quattro bobine di Bach che sono dentro questa anima, l'anima in, che avendo gli occhi chiusi simboleggia l'anima interiore, quella che sentiamo e avvertiamo quando stiamo in osservazione interna, dentro, occhi chiusi per intenderci. E mi ha fatto molto piacere perché doveva scegliere fra almeno 20 modelli e gli è andato, io non glielo ho detto niente, dopo ha detto lui, ha detto questa qui mi piace questa qui. Per cui senza che lui sapesse nulla si sta portando a casa la prima scultura, diciamo, a potenziale vitale attivo. Ok, vediamo come si vede da quest'altra parte. Questa invece è l'altra scultura che ho fatto, l'anima out, con l'anima semplicemente appoggiata. Adesso anche questa qui devo finire di modellarla e potrebbe essere che la finirò appena consegnerò l'anima in, terminerò l'anima out. E queste sono le altre anime madri, le prime che sono state fatte, che però non hanno le bobine di Bach dentro. Le prossime le farò con le bobine di Bach. Finito, lo befana della pace non se la fila nessuno, perché siamo in un mondo miscredente. La gente crede solo in base ai santini. Ecco, l'anima in. Ciao anima in. In più c'è anche l'anima piccolina che gliela porterò, che è questa, che è la dea madre. È la dea madre, porta fortuna da mettersi nel portachiavi. Per cui due anime al costo di una. Tutta produzione della Davida, che deve diventare un monumento alla pace necessario affinché l'umanità faccia quel saltino quantico necessario per godersela. E questo è il lavoro sul quale mi sto applicando. Ho aggiunto dell'altra creta poco tempo fa e adesso me la lavoro. Intanto ho fatto la registrazione della prima scultura della nuova era. Thank you very much.